Il Sassuolo non vinceva dal 20 di ottobre, 20 novembre, 20 dicembre, 20 gennaio e un mondiale nel mezzo. Il Sassuolo era 17esimo in classifica, adesso è 16esimo. Il Sassuolo prima di oggi aveva segnato 18 gol. 18 gol. È uscito da San Siro che ne ha segnati 23. 5 gol su 23 segnati dal Sassuolo, uno dei peggiori attacchi della Serie A, li hai presi in casa. Non ti incazzi neanche più. Non ti incazzi neanche più. Questa era l'unica partita dove non mi aspettavo di vincere. Però era l'unica partita che se anche tu vincevi non cambiavi la situazione. Perché contro il 17esimo in classifica ti aspetti di vincere e invece siete riusciti a perdere anche quella. Cioè, è incredibile. Cioè, il vostro fare schifo è qualcosa di veramente. Io non lo so. È qualcosa di io non lo so. Cioè, che poi è già 2 anni che il Sassuolo, quando viene a Milano, fa la partita della vita. Ti dovresti anche un po' rendere conto, no? Parti subito, ti annullano un gol. È la sfiga. Al Milano non annullano un gol contro da, io penso, tantissimo tempo, perché anche il campionato scorso che si è vinto non hanno mai annullato un gol contro il Milano. Vai sotto 1-0 e vai sotto, indovina un po', tu al 21esimo minuto stavi sotto quanto? 2-0. Allora, io posso capire che ci sono gli alti e bassi, che ci può essere un calo di forma, che ci può essere tutto quello che volete. Perché sono esseri umani che vanno in campo, non siamo noi, sono esseri umani, sono. Probabilmente noi non si sa neanche cosa significa andare in campo. Cioè, voi sfottete, ma in campo non ci vado io. Il giorno che ci andrò io, allora dite, ma cioè, io sono qua, seduto su una sedia, nello studio, a fare il tifo per la mia squadra. Se questa gioca di merda, io sono totalmente impotente. Cioè, io se spendo 250 euro per prendere la maglia da gara, perché è da gara, la più costosa, quindi dal punto di vista delle finanze, conto per uno, ma vo' contribuito. Prendendo il prodotto che costa di più nel vostro store e voi non fate mercato, io sono totalmente impotente davanti a questa cosa. Io non posso farci nulla. Cioè, il mio dovere lo faccio. Compro il merchandising, vado allo stadio, sono qua tutte le partite. Tifare, incazzarmi a tutto quello che volete. Dopo un po', ragazzi. Però non tocca più a me, tocca a voi. Tocca a voi che poi l'anno scorso mi avete portato uno scudetto. Io guarda, e vi ringrazierò a vita. Ma se vince uno scudetto comporta questo, vanno un po' rivisti i piani, ragazzi. Cioè, vanno un po' rivisti i piani. L'altro giorno ero all'Olimpico. Cioè, voi mi avete fatto andare allo stadio con 1,5 gradi di temperatura a vedere Lazio Milan. Mi ci avete fatto credere. Facendomi andare allo stadio, mi ci avete fatto credere. Dicevo dei signori dietro di me. Roma-Milan ha spento la luce. No, Ciccio. No, Ciccio, Roma-Milan non ha spento la luce. Roma-Milan non è una causa. Milan-Roma non è una causa. Milan-Roma è una conseguenza. È una conseguenza di quello che hai fatto prima che ci fosse il mondiale ti ha restituito dei giocatori finiti, perché chi ha fatto il mondiale a partire da quanti milioni vuole Leao? Quanti milioni vuole? 8-9? E se li vada tranquillamente a prendere da un'altra parte, ci hanno restituiti finiti. Giroud, Hernandez, Leao. Giusto Giroud oggi si è un pochino ripreso, un po'.
Ma ragazzi, c'è anche da dire che al mondiale non ci sono mica andati tutti. Perché De Ketter di mondiale ha giocato 20 minuti in tre partite. Messias non ci è andato, Rebic non ci è andato, Tonali non ci è andato, Benazer non ci è andato, Tomori non ci è andato, Maignan è sparito. Domani su Rete 4 c'è Chi l'ha visto, lo potete andare a recuperare là. Maignan c'è andato, Kier, ma la Danimarca è schizzata fuori subito. E il resto ce l'hanno tutti. Quindi vuol dire che tu nei 2 mesi a Milanello hai fatto cacare. Tu hai preparato la squadra di merda. Perché tu ti sei allenato, prima ti hai mandato in vacanza, poi sei tornato a Milanello, ti sei allenato e hai cominciato ad inanellare delle figure di merda che avevi annusato sul finale della prima parte di campionato. Perché le hai annusate? Perché tu sei andato a pareggiare 0-0 a Cremona, hai vinto 2-1 all'ultimo con la Fiorentina, hai vinto 2-1 all'ultimo con la Spezia, hai perso col Torino. Già le figure di merda, che comunque avevi già fatto, le hai annusate. Le hai annusate e in questi 52 giorni non hai fatto niente. Perché a Salerno è stata la prova evidente che questa cosa, che lavoro che hai fatto, signor Pinoli, non c'entra, lavoro vano. Tra l'altro parlavo ancora con questi tifosi che erano dietro di me allo stadio e dicevo: guarda che c'è anche un piccolo fattore che nessuno ha tenuto in considerazione, le amichevoli. No, ma che dici, figa, le amichevoli però, e sono amichevoli, ci gioca a non farsi male, siamo d'accordo. Però se tu nell'amichevole, che ti sono rientrati tutti dal mondiale, vai a giocare col PSV Eindhoven e prendi uno 0-3 e torni a casa, vuol dire che forse qualcosa non va. Non te lo sei mai chiesto? Non te lo sei mai chiesto che forse qualcosa non va? Perché che sia un amichevole che tu lo giochi a ritmi più bassi, allora sono scemi gli altri che hanno giocato a ritmi alti e ti hanno infilato te per essere tornato a casa. No, non funziona così. Non funziona così assolutamente. Oggi speravate di trovarmi incazzato, depravato, deluso. Deluso sì, ma purtroppo la delusione non è venuta fuori oggi. La delusione, mi sono rassegnato alla delusione, mi sono ormai fatto le ossa forti. E quindi domenica ci siederemo su questa sedia, ci guarderemo il derby per un puro gusto, neanche per un gusto, per un dovere. Mi sono preso questo impegno di stare su YouTube, mi sono preso l'impegno di fare le live reaction a qualsiasi cosa il Milan faccia, dalle partite più belle alle partite più brutte. Perché l'anno scorso, il 22 maggio, ho alzato un campionato al cielo. E c'ero. Negli ultimi 3 anni, tutti gli anni, a perdere un derby 3-0. E anche il prossimo vedrete che non finirà diversamente. Segnatevelo, 8:36 questo video. Inter Milan 3-0 di domenica prossima. E quindi è giusto che io mi segga su questa sedia, faccia live reaction. Una live reaction muta, perché anche oggi non ho dato spettacolo. Anzi, ho dato più spettacolo agli errori del Milan che ai gol presi. E poi dove andremo si vedrà. Si vedrà. Io voglio dire un'ultima cosa e poi vi lascio. Che adesso mi devo andare a montare questa merda, perché adesso questa merda che si è fatta oggi su Twitch e su YouTube, che poi è su YouTube, la devo andare a montare. E poi verrà qualcuno che scarica il tuo video senza chiederti un cazzo e lo ripubblicherà di nuovo, perché ognuno non è più padrone della propria vita, manco sul web. Quindi arriverà sicuramente qualcuno, qualche testa di cazzo, che scarica il video e lo ricaricherà senza chiederti nulla. Quindi dovrò andare a lavorare non per me, ma anche per loro, per quelli che poi scaricano il video e lo ripubblicano. Quindi almeno mi pagassero, devo fare un lavoro che non è proprio fine a me stesso.
poiché hanno più iscritti e quindi magari se ripubblicano il mio video fanno 70.000 views mentre io rimango schiacciato lì. L'appello lo voglio fare al signor Stefano Pinoli, che abbiamo amato, ti ho difeso. Perché io ti ho difeso? Altri non ti hanno difeso? Io non lo so, io non rispondo mai per i tifosi delle altre squadre, tantomeno rispondo per gli altri tifosi del Milan, rispondo per me stesso. Ti ho difeso. Un anno sei arrivato secondo all'ultima giornata, ti ho difeso. T'ho visto perdere in casa col Genoa, ti ho difeso. T'ho visto perdere 3-0 con l'Inter 3 volte in 3 anni, ti ho difeso. Adesso non ti difendo più. Non ti difendo più. Non difendo più neanche chi continua a dire che il Milan non ha bisogno di prendere rinforzi. Perché tu, se arrivi da 2-2 con la Roma, dove ti sei fatto riprendere in una maniera che passerà la storia pure quella. 0-1 con Torino, 2-2 con Lecce, 0-3 con l'Inter, 0-4 con Lazio e 2-5 col Sassuolo. Tu vai in conferenza stampa e dici: non abbiamo bisogno di rinforzi. Tu stai palesemente prendendo per il culo tutti i tuoi tifosi. Chi va allo stadio, chi non ci va, chi paga il servizio di merda chiamato DAZN, il peggior servizio che il calcio abbia mai conosciuto, se lo paga con i soldi con cui va a lavorare per sentir dire certe puttanate in diretta e tu te ne esci giustamente con la squadra a posto così. Che poi noi lo sappiamo che non ci sono soldi. Le 20 squadre di Serie A hanno speso un totale 9 milioni questa sessione di mercato invernale, 9 milioni, tutte e 20 le squadre insieme. Ne ha spesi 400 il Chelsea, quindi potete capire il dislivello. Posso capire perché come non ha comprato il Milan, non ha comprato l'Inter, non ha comprato l'Juve, lui ha venduto McKennie, pensate un po' voi. Giusto, le squadre in lotta salvezza hanno fatto qualche movimentino per attoppare qualche buco, ma proprio super low cost. Di non ho soldi, non posso migliorare la squadra. Sappiamo che questa squadra ha diversi problemi, però non possiamo farci niente. Se tu vai in conferenza stampa e dici questo, non è che tu devi dire quello che voglio io, però vai in conferenza stampa, non sparare puttanate. Non dire cose che sai anche te che non sono vere. Perché Maldini allo stadio ci va. La guarda la partita. La guarda. E se vede Saelemaekers, che non è un giocatore di pallone, se guarda quel disabile del cazzo in porta, se guarda Calabria che si sta disabilizzando anche lui, se guarda Kalulu che 4 palloni che tocca, 5 li sbaglia, se vede che Gabbia ha giocato 90 minuti, se vede che Krunic ha giocato una gran fetta di partita. Tu non puoi andare a dire la squadra è a posto, ma manco davanti allo specchio lo puoi dire. Cioè, se tu ti metti in camera davanti allo specchio e dici, ti fai il video col telefono, il Milan non ha bisogno di rinforzi, tu ti riguardi il video e non ti credi. E questo è il problema. E dire, si è perso, come ormai purtroppo siamo abituati da un mese a questa parte. Riperderemo perché c'è il derby e poi c'è il Torino e il Tottenham. La strada è ancora lunga. Io Pioli ti do tempo fino al derby, fino alla Champions League. Vediamo, vediamo. Perché come ti ho difeso, ti scarico subito. Ho scaricato tanti giocatori in passato. Ho scaricato Suso, ho scaricato André Silva, ho scaricato Higuaín, ho scaricato Piontek. Ne ho scaricati un casino, ragazzi, voi non avete idea. E posso scaricare anche te. Sempre Forza Milan. Dobbiamo diventare una religione noi del Milan. Dobbiamo diventare una religione. Il Milan esiste, non lo vedi, ma ci credi e basta. Sai che esiste, non puoi vederlo. E basta. Però stai attaccato alla tua fede. Ci vediamo qua alla reaction. Adesso mi tocca montarla anche per quegli altri.